fatto, perché non si cambia niente? Non si cambia niente perché? Perché se noi guardiamo cosa è successo nel passato... No, però io la domanda, le chiedo scusa, perché che non cambiate niente va bene. E va bene. Ma che vuol dire contemporaneamente il dialogo il su dialogo, cosa si basa? Il dialogo si basa sul fatto... Il perché non cambiate è evidente, è chiaro, lo dite, l'ha detto anche Tommaso Labbate. Allora, il dialogo cos'è? È spiegare quello che si sta facendo. Ma se dicono che non va bene, se loro vi spiegano e l'hanno spiegato in tutti i modi, per iscritto e con i numeri, che non va bene, cioè che cosa vuol dire spiegare se quelli chiedono di cambiare? Allora, spiegare vuol dire che un mese fa, ma forse anche di più, i commissari europei criticavano la manovra e non l'avevano neanche letta. Quindi dialogare vuol dire spiegare non solo la manovra. Questa però è un'affermazione strana, visto che ci sono tutti... No, la verità. Perché, ma come la verità? Allora, vada a vedere, Non hanno letto quello che non era ancora scritto. Ma vada a vedere, ma quello che era scritto l'hanno talmente depositata... letto che hanno fatto i conti. Tutti gli organismi. Mi faccio finire. Vada a vedere quando è stata approvata in Consiglio dei Ministri. La manovra di bilancio vada a vedere il giorno in cui è entrato alla Camera. Allora, il presidente della commissione bilancio, Claudio Borghi, ha visto la manovra sì e no 2 settimane fa e i commissari europei criticavano la manovra. Ma lei lo sa che non ho... Questo... Ma la manovra è un'altra cosa, ci sono vari passaggi, c'è il DEF, la nota di aggiornamento al DEF, e c'è il documento, il piano delle riforme. Sì, ma cioè sono tante cose, visto... quelle sono sì, le... Poi dopo arriva la manovra, anche adesso non l'hanno, allora, deve ancora essere guardiamoci approvata. Guardiamoci i documenti, il DEF... È un documento assolutamente aperto, dove non si entra nel merito esatto dei provvedimenti. La manovra di bilancio è un documento particolarissimo. Il collegato fiscale che adesso è al Senato è un altro documento particolarissimo. Questi due documenti, ma non solo, attorno alla manovra c'è tutta un'attività di governo. Lei dice che andiamo a spiegare perché non l'hanno capita bene. Perché bisogna dialogare per spiegare che in questo momento, per esempio, si sono sbloccati gli avanzi dei comuni che non sono neanche scritti sulla manovra e sono 3 miliardi e mezzo. Si sono chiamate le aziende pubbliche a lavorare sinergicamente a spendere 15 miliardi nei prossimi 3 anni di investimenti e non è scritto nella manovra e questi commissari europei non lo sanno. Questo vuol dire dialogare, vuol dire dirgli le cose che loro non possono leggere perché non parlano solo i documenti, parla un'attività di governo, un'attività di coordinamento di tutto il Paese. Perché? Perché il Paese è stato lasciato allo sbando. Ma se la questione dei rifiuti, la questione dei rifiuti è nata dal fatto che sono anni che... Dai, a Salerno c'è la raccolta differenziata, no. Per non parlare della manovra, parli dei rifiuti. No, ma voglio spiegare perché è tutto bene, un paese, comunque, c'è un paese che non sta facendo manutenzioni da anni. Sì, appunto. Cioè, Alessandra, posso dire come si spiegherebbe a casa i vari passaggi che hai detto tu? Allora, noi facciamo finta di avere a casa un bilancio familiare di 100 euro, no? Se noi spendiamo 120, diciamo che facciamo una spesa di 120, per esempio, andando, come dire, in deficit dei 20 eccessivi, è vero, come dice la Lega, che non sanno che spesa facciamo, perché non è noto neanche a noi se compriamo la pasta, la cioccolata, 120. Ma loro vedono 120 e quindi già non gli va anche bene, perché... possiamo comprare pure solo prosciutto. Ma le dico un altro particolare. Ma sono a prescindere anche giustamente da un certo punto di vista, è un concetto che i paesi No, le dico un altro particolare tecnico. No, allora, mi faccia soltanto riassumere perché eravamo partiti da una domanda. La risposta alla mia domanda quindi è: abbiamo dei contenuti che secondo noi non hanno visto e quindi questi vanno spiegati, glieli spieghiamo. Dopodiché però il dialogo finisce lì, cioè non sarà cambiato niente. Ma c'è spazio ci dopo sono dei nemmeno. Miliardi. Allora, il rapporto 2-4 deficit PIL... Allora, in questo rapporto deficit-PIL non c'è il recupero fiscale dalle manovre di investimento. Quello non lo accettano mai. No, ma io dico, lei ha parlato del reddito di cittadinanza e di quota 100. Allora, quota 100 produrrà
un aumento dei consumi, l'aumento dei consumi, un gettito IVA, e questo gettito IVA che è stimato dai 4 ai 5 miliardi sono uno 0,2 o 0,3 di questo rapporto deficit-PIL, per cui siamo già al 2,1. Queste dichiarazioni sono importanti per capire su che cosa fa leva, diciamo, l'ottimismo del governo. Gennaro Migliore.